Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti a questo nuovo video. Sono passati 10.000 km dall'ultima volta che ho utilizzato l'antiattrito, il Nanotech Power a nanotecnologie. C'era scritto così sopra, non sappiamo cosa c'è dentro. E la volta scorsa, 10.000 km fa, io avevo fatto la pulizia con questo. E poi dopo aver fatto la pulizia ci ho messo l'antiattrito. Ve lo faccio vedere da qua perché la scatoletta l'ho buttata, non l'ho conservata. Considerazioni finali: dopo 10.000 km l'antiattrito a me è piaciuto molto. Se lo volete provare anche voi vi lancio i link sotto in descrizione. E devo dire comunque la macchina si sente la differenza, e questo antiattrito è durato per tutti i 10.000 km, perché molti di voi ponevano questo problema, questo dubbio sul fatto di quanto dura, nel senso che se io i primi 1.000-2.000 km ce l'ho e dopo torna normale, poi bisogna vedere anche se noi ci abituiamo. Però comunque no, effettivamente io ci ho fatto caso e la macchina va ancora bene, sono passati 10.000 km. Vi ricordo che io non sono sponsorizzato dalla Blue in nessun modo, io me l'ero comprati da soli. Il costo siamo sui 40 euro più quelli della pulizia, diciamo che il rapporto qualità prezzo ci sta, ecco, costano molto ma effettivamente poi si mantengono, durano, si sentono nel motore, noi li sentiamo. Adesso l'unica cosa che posso fare è farvi vedere il colore dell'olio. Per testare l'olio adesso servirebbe un frizionometro, scaricarlo e provarlo, però non ce l'ho, lo so, me lo devo fare. Comunque adesso l'unica cosa che posso fare è farvi vedere il colore. Ora lo andiamo a vedere. Visto che devo togliere l'olio vecchio e mettere quello nuovo, io passerò a questo. È il Sintoflorm ET Engine Treatment. Questo qua è il lavaggio, come avete già visto l'ho fatto sull'SH300, il lavaggio motore però con l'antiattrito, e successivamente, dopo averci camminato un po', passerò a questo, al Protector, che sarebbe l'antiattrito vero e proprio. Il Sintoflorm ve lo farò vedere in un prossimo video. Vediamo dopo 10.000 km come sta il colore dell'olio. Molto spesso dopo 10.000 km l'olio diventa estremamente nero. Odore di bruciato c'è, ma non troppo. È anche vero che 10.000 km comunque è il minimo prima di cambiarlo, ecco. Il colore è buono, non è eccessivamente nero, contando che ha 10.000 km e che è un diesel, perché il diesel sporca molto l'olio motore. Ho visto di peggio, ecco. Un'altra cosa molto importante è, vedete l'olio? Il livello dell'olio si trova a metà. Alla macchina in 10.000 km non ho mai aggiunto olio. Quest'olio è quello che ho messo 10.000 km fa e la macchina non ha consumato nulla. Ditemi voi se vi piace questo colore. A me piace perché ho visto di peggio. La cosa buona è che non ho avuto consumi di olio. Non c'è stato bisogno in 10.000 km di rabboccare nulla, neanche 100 ml, zero. Io come olio motore avevo messo questo, l'Helix Shell Helix Ultra ECT C3, che dovrebbe essere il top di gamma della Shell, quello sintetico, abbinato con il blu. È andato benissimo, la macchina scatta benissimo, ancora adesso scatta e va bene. Io, diciamo, voi volevate sapere le mie considerazioni, sono queste. A me è piaciuto. Se devo consigliare a qualcuno additivo, io, ragazzi, andate tranquilli con la blu, a me è piaciuto. Poi ovviamente i motori non sono tutti uguali, il motore mio non ha perdite di consumi di olio e quindi non ci sono stati consumi di olio. Magari a voi, se avete problemi che vi brucia l'olio proprio perché il motore lo brucia, non è che se ci mettete l'antiattrito dopo non lo brucia più, magari le fasce perché lo brucia per altri problemi. Se lo volete provare anche voi vi lascio il link in descrizione. Certo, costa, però funziona.
Adesso che devo fare il cambio, 10.000 km, ci metto questo. Poi dopo vi farò sapere come andrà. Ok ragazzi, possiamo finire quel video. Sta arrivando la routine. Considerazioni finali. Il prodotto costa, si è mantenuto per tutti i 10.000 km, si sente, c'è ancora, non ho avuto consumi di olio e basta, non c'è altro da dire. Se lo volete provare è sotto nelle descrizioni. Ok ragazzi, possiamo finire qui il video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Questo è stato molto veloce questo video. Come al solito, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace e per ogni mi piace un po' di attrito per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima, ciao.